posizione. Non era inutile rischiare, insomma. C'è solo lui di e Mustacchio, chiaramente. Sì. Che, ma Mustacchio anche lui rientrerà da lunedì, dovrebbe rientrare. Quindi. Per quanto riguarda la formazione, dice qualcosa o quello che abbiamo pensato è giusto? No, io mi tengo sempre due o tre dubbi, lo sanno, l'ho detto anche i ragazzi, perché la formazione che ho messo durante la settimana e poi questa mattina a fare le prove all'80-90% è quella, però poi mi tengo sempre i dubbi perché ritengo che sia giusto così per me, perché domani mattina uno c'ha la febbre e sa, è inutile che le dica, queste cose le conoscete, insomma. Quindi a me, devo dire la verità, in questo momento il fatto di chi gioca mi interessa relativamente, no? A loro ho chiesto domani quello che tutti voi volete e che vuole il pubblico, che vuole penso qualsiasi allenatore: carica agonistica, intensità, aggressività sul nostro campo. Poi è un campo adatto per me, è un campo all'inglese, quindi queste cose sono le caratteristiche che dobbiamo assolutamente avere e io voglio questo domani e lo vedrete. Perché secondo me lo vediamo, non so nell'arco dell'ora e mezza, quanto? Prima, dopo, sì. Durante, non lo so la quantità. Però sprazzi sì. Sì, sì, sicuro. 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 Lei sa che il derby è una partita molto particolare, oltretutto un derby che ha da poco visto già questo scontro con il Verona in Coppa Italia che è finita male in Vicenza. Quindi è doppiamente sentito stavolta. Sì, questo è una cosa che è vera, tutto vero. Io devo cercare di stemperare questa cosa, perché già li ho pressati, li ho caricati io, in più ci mettiamo il derby, non vorrei di avere l'effetto contrario, che questo farà parte, sì, farà parte secondo me dei primi 5 minuti, può essere tutto, e io spero di no. Ci sarà un bel pubblico, che la nord è esaurita, la sud quasi, per cui bello. Ma io in questo momento devo dire, a parte che io non ho niente contro il Verona, quindi perché ho fatto due anni, purtroppo due anni non belli, perché era stato il proseguo, secondo me era il proseguo giusto per la mia carriera dopo 6 anni di Piacenza, fare il salto secondo me giusto era andare a Verona in A, che era qualcosina in più di Piacenza, no? Quindi avevo tutte, era tutta una cosa che secondo me era giusta fare. Purtroppo non è andata bene, per colpa mia, ma non soltanto, e quindi mi dispiace molto, perché la piazza lo merita anche oggi, come merita Vicenza, perché qui stiamo parlando di due realtà che sono state delle realtà importanti del calcio italiano, no? E quindi due piazze importanti, è come dispiaciuto a Verona di non riuscire a fare quello che volevano, e cercherò di farlo a Vicenza. Comunque due anni non sono pochi nel calcio, comunque è moderno, non sono pochi due anni, c'è un periodo non breve, insomma, i due anni di Verona. No? Ho sbagliato il secondo anno secondo me, perché il primo anno avevamo visto tutti che non era colpa mia, perché non avevo le punte, quando mi hanno comprato Maniero io ho fatto 22 punti il giro di ritorno, 11 giro di andata e siamo retrocessi. L'errore mio è stato, per orgoglio, di rimanere l'anno dopo, che mi avevano detto... per ritornare su, loro volevano, la gente voleva che rimanesse, io non ci sono riuscito, l'anno dopo è stata colpa mia, perché la colpa mia al 50%, perché si è chiaro che, no, direi, vabbè, ma per un motivo solo, che durante l'anno della B, la società l'hanno venduta piano piano, l'hanno venduta a Pastorello, no? E allora c'è stata una cosa un po' particolare, sai, quando non c'hai certezze, quando la società è sempre in bilico, c'è sempre qualcosa che non va, i giocatori poi mi ho sbagliato io, perché la squadra era buona. Torniamo al Vicenza, sì. I risultati bisogna farli, la vittoria non c'è ancora, oltretutto l'unica squadra di Serie B che è un triste primato, molto grave anche, perché con i 3 punti diventa... Secondo lei in questo momento è la cosa più importante per me? Me l'ha già fatta l'altra volta questa domanda. Sì, uguale, perché siamo lo stesso, è una settimana. Sì, sì, sì. Perché bisogna ricordarsi che è una settimana che siamo insieme. Certo. Allora io sto costruendo le 33 partite, va bene? Se fossimo alla terz'ultima, quart'ultima, lo stesso discorso dell'altra volta. Allora direi, oh ragazzi, qua bisogna vincere, non me ne frega come, bisogna vincere. Bene, male, non mi interessa. Oggi non è così. Quindi non è ancora un problema di quelli... No, assolutamente, io non ci penso neanche. Mi dispiace. Allora, il discorso del risultato...
no? Il risultato è risultato per me importante perché mi permette di lavorare meglio settimana prossima, ma non è il mio pensiero in questo momento. Secondo il mio punto di vista, se si comporta in un certo modo il risultato viene, no? Allora è molto facile che noi si faccia il risultato se la squadra è concentrata, grintosa, aggressiva e tutto il resto. Secondo me viene il risultato così. Queste prerogative non devi non averle, non devi perderle nell'arco della partita. Poi il risultato favore o sfavore dipende dalla tecnica e dalla tattica anche. Più saranno bravi tecnicamente e tatticamente, più sarà facile che noi vinciamo. Ma se non hai, se tu sei bravo tecnicamente e tatticamente e non hai quello che ho detto prima, non ha senso. In questo momento il mio obiettivo è solo quello, quello di vedere quello che voi volete, perché lo dico io che voi volete. Cosa volete vedere? Gente che dà l'anima, che spara tutto quello che ha. Poi se sbaglia, pazienza, oh, allora, sbaglieremo sempre meno, speriamo. Ma voi vedrete questo domani. Io voglio, ho chiesto questo a loro. Ecco, proprio parlando di errori, il Vicenza becca gol all'inizio, proprio neanche tempo di respirare. È successo tante volte, troppe volte. Dovuto a che cosa? Che si entra in campo con. Non lo so. Come faccio a sapere? No, rispondo. No, sa perché? Perché il collega, Nicola Gobbo, ha fatto questa domanda per l'ultima conferenza a Baldini e la risposta è stata a sapevo. La stessa, non lo so. No, io te lo dico fra un mese. Sì, no, ecco, siccome non abbiamo avuto. Siamo due persone diverse. Io adesso gli sto rispondendo perché lui ha avuto 3 mesi, 4 mesi. Io fra un mese vi dico quello che è, secondo me è. Non dico non lo so. Non lo so adesso, ma poi lo scopro. Perfetto, anch'io spero anche questo, anch'io. Ma se succede, devo trovare il motivo per cui. Ma si è fatto un'idea? No. No. Ma troppo poco, come faccio? No, che devo dire? Non lo so. È passata solo una settimana, ma volevo capire. Sembra un mese, cazzo. Volevo capire se vede qualcosa di suo che comincia a essere trasferito. Me lo direte voi dopo la partita, spero che me lo diciate. Io sto vedendo in campo, però l'allenamento è una cosa, la partita è un'altra. In campo io vi dico che sto vedendo delle cose che mi piacciono, che mi fa piacere vedere, che sono quelle che, su cui costruire. Vediamo se domani riesco a trasferirlo sul campo. Però, cioè, io dico che domani, secondo me, vedrete una squadra che il discorso della concentrazione, dell'essere aggressivi, faranno delle cose strane magari, vedrete, perché vogliono fare quello che io voglio. E quindi saranno un po', sai come puoi essere, no? Un po'. Condizionato è la parola giusta. Condizionato da quello. Vi ho detto di non farlo, spero che non succeda, no? Però non mi interessa. Perché io poi analizzeremo assieme quella di come abbiamo fatto quella Grosseto, analizziamo che sicuramente facciamo meglio, sicuro. Quindi già abbiamo fatto una cosa buona. Meglio Grosseto sicuro, questo ve lo garantisco. Poi, piano piano, dovremo fare meglio, 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 finché arriveremo quando io dirò questa è la squadra che mi piace, come fa? Non i giocatori, la squadra, i 20, i 22, 24, quelli che saranno, 28, non lo so. Perché sto anche dietro agli altri, però purtroppo in questo momento quelli che non giocano. È ritornato in gruppo anche Alemão e quindi dipenderà da lui, perché il giocatore c'è, quindi io li voglio tutti, però tutti sanno che li voglio tutti come dico io, chi non è come dico io va fuori, non è un problema per me. Senta, Baclé e Bariti in Baclé va in primavera, anche Bariti. E Bariti sì, per giocare, sì, per... con questi giocatori ho fatto, altri non potevano per l'età, quindi cercherò di il problema grosso è che io non riesco a vedere la primavera, giochiamo lo stesso giorno, quindi magari quando faremo gli anticipi post-tipici di questo tipo cercherò di andrò a vederla senz'altro. Senta, visto il Verona nella partita di Coppa Italia ha dimostrato di essere una squadra forte fisicamente, giocatori efficienti, caratteristiche che invece non ha in Vicenza, perdendo anche Rigoni, ecco, l'ha visto lei Verona che squadra che vince un campionato di C sempre molto quadrata? Sì. Vista quella partita di Coppa Italia? No, la Coppa Italia non l'ho vista, io però non ho visto Verona Pescara, Verona Padova, ho visto Verona Pescara, Verona Padova dal vivo, quindi, e dopo sono andato a Mediaset e quindi
e ho detto che secondo me questa era, poteva essere una delle squadre rivelazione del campionato, no? Quelle che il Verona, l'ho detto perché l'ho pensato, l'ho visti e mi sono piaciuti, no? Perché è una squadra che è più di un anno che è insieme, stesso allenatore, quindi sanno quello che vogliono, è una squadra che ha forza, anche qualità e tutto il resto. Io non sono d'accordo sul fatto che noi non ce l'abbiamo la forza, va bene? Noi siamo una squadra che ha come distribuzione, ci siamo, non è che siamo proprio leggerini. Intendevo prestanza fisica, sì, io, sì, più che forza. Sì, non ho capito. Allora vi dico una cosa che ho detto stamattina a Solivo, no? Io ho detto Solivo, non fare la guerra con Alfredson, la perdi, non ha senso, no? E però cazzo, dall'altra parte quello là che è più forte, se io sono più agile saranno cavoli suoi, d'accordo? Però non devo mettermi in testa a fare la guerra con Alfredson, va bene? Però dall'altra parte io ho i difensori che sono forti, sì, sì, sì. Ci siamo, non è che siamo una squadra così. Secondo me, a parte qualcuno, siamo come il Verona, secondo me. Adesso così, a occhio, mi ha fatto questa domanda, quindi non ci ho pensato. Però loro hanno fatto difensori che sono come i nostri. Va bene? Forse era un'altra squadra, quella di Ferragosto. C'hanno il centromediano metodista. C'era Maiorino, c'era forse un'altra squadra. Io l'ho vista, non lo so. C'era il centromediano metodista, che è bravissimo. Ma non ha grandissima velocità, no? Tacidis, questo qua. Sì. No, qua forse ha giocato Esposito. No, ha giocato, giocato. Ha giocato questo? Sì, Alfredson, Russo. Sì. Russo è un giocatore alto, ma è normale, no? Poi c'hanno due due giocatori veloci e rapidi sugli esterni e lo spillugone. Noi abbiamo quattro difensori forti, abbiamo tre centrocampisti che sono agili, vabbè, non sono possenti, però poi c'è il centravanti che è quello che è, a destra può esserci Gavazzi o Misuraca, che non è piccolino Misuraca, non è gracilino, eh. Abbiamo Tulli che è piccolino ma è tozzo. Cioè, quando mi ha fatto la domanda non ho avuto l'impressione di avere una squadra molle che sia più debole sotto il profilo fisico del Verona, La differenza è una sola, che loro sono più sereni. Sì.